Partiti dall'esterno, Soprandoro prova ad assumere l'iniziativa. Viene impegnato lungo la corda da Serena d'Arborea. Quindi Serena d'Arborea lungo la corda all'argo, Soprandoro. Quindi Alcairina, poi Undermind ed Etavat. Si affronta la piegata con Serena d'Arborea che si stalla al comando nei confronti di Soprandoro che segue una lunghezza. Poi per linee esterne e Tavat, quindi Undermind ed Alcherina. Gruppetto comunque ben riunito quando si entra ora, in addirittura di arrivo con Serena D'Arboria all'interno, al largo Soprandoro, in terza corsia Etavat con i sci Undermind, poi Alcherina. Siamo ai 250 finali con Soprandoro che passa il leggero vantaggio al suo esterno Alcherina, poi Etavat, Undermind, quindi Sareina è passata. Alcherina, cento dal traguardo, Alcherina cerca di svincolarsi da Soprandoro e Sareina d'Arborea. Alcherina vince, poi Sareina rientra a Soprandoro. <music> Montagna, avevamo parlato di un'alcairina che aveva soddisfatto parecchio il team al, al rientro, oggi insomma, questa vittoria poteva anche starci. Sì, abbiamo detto l'altra mattina, se la cavalla ripete la corsa ci può stare, l'ha ripetuta e forse venuta avanti qualche metro. Complimenti. Grazie. La seconda corsa del pomeriggio propone il premio El Ilbraida. Un handicap discendente riservato a cavalli di tre anni che saranno impegnati sui 1200 metri della pista piccola e sono in sei al via partiti. Con la corda Alca Domiziano, Al suo esterno Meili, Poi a seguire focal point, quindi. Sforzesca poi bella vaiana cavalli che vanno ad affrontare la piegata con Alca Domiziano in vantaggio. La lunghezza e mezza meili per l'esterno. Risale devius. Ruinas con a contatto. Bella vaiana. Poi focal point. E Sforzesca, cavalli che vanno a completare. La piegata si entra in retta di arrivo con Alca Domiziano in vantaggio nella sua scia Meili, quindi Davis Ruinas, a largo prova ad avanzare anche Focal Point, poi Sforzesca e Bella Guayana. Siamo ai 150 finali con Alca Domiziano che è passato di slancio, Alca Domiziano ha preso il tempo a tutti e tende ad allungare, Alca Domiziano vince su Meili, poi Focal Point al terzo posto. Complimenti ancora, doppio oggi per, per l'Alca Torre di Canicaro e Roberto Montagna, anche Alca Domiziano dimostra di saper andare oggi forte. Bene, sì, sicuramente. Forse è una mia colpa, non aver corso prima sulla velocità, a fare più un cavallo semiclassico a distanza, invece no, ecco i cavalli ci dimostrano questo fatto per farci bugiarti. Complimenti. Grazie. Si allunga decisamente la distanza e diventano 2.300 metri da affrontare nel premio Leprottona. Vendere che chiama al confronto soggetti di tre anni ed oltre. Sono in sette al via. Partiti. Loveliart si proietta subito in avanti al suo esterno Barbarus. Poi a seguire in terza posizione Tisking, quindi la venezolana a seguire coribante andatura moderata di fronte alle tribune con Barbarus che ora tende ad assumere il comando nei confronti di Loveliart poi in terza posizione la venezolana, quarto e Coribante, chiude il gruppo Tisking cavalli schierati a file indiana quando si affronta la piegata di sinistra con Barbarus che guadagna circa tre lunghezze alla venezolana che ora figura in seconda posizione terza è Loveliart poi Coribande Tisking si affronta la retta opposta alle tribune con il favorito Barbarus sempre in vantaggio a quattro lunghezze segue la venezolana, poi Loveliart Coribande Tisking Cavalli a metà circa della dirittura opposta con Barbarus sempre a scandire l'andatura in avanti nei confronti della Venezolana che segue a circa tre lunghezze. Poi Loveliart, Art, Coriband e Tisking. Cavalli ora prossimi all'imbocco della piegata finale con Barbarus sempre a scandire l'andatura nei confronti della Venezolana. Poi in terza posizione l'Oveliart, quarto è coriband a più di 10 lunghezze segue Tisking. Si completa la piegata di fondo, si entra in retta di arrivo con Barbarus in vantaggio. Nella sua scia si mantiene la Venezolana, poi all'esterno l'Oveliart, quindi Coriband. Siamo all'intersezione delle piste con Barbarus tallonato dalla Venezolana. Poi Lovely Art e Coriband. Siamo ai 300 finali con Barbarus che deve subire l'attacco della venezolana. I due si staccano in lotta con allargo la venezolana lungo la corda Barbarus. Siamo a 100 dal traguardo con la venezolana in leggero vantaggio. Prova a ritornare. Barbarus. Barbarus all'interno ritorna. Barbarus, riesce a vincere nei confronti della Venezuelana e Loveliart. Art e quindi Barbarus il favorito Ben a Ben una reclamare riservata a cavalli di tre anni ed oltre pronti al confronto sui 1600 metri della pista grande partiti Pisellove dall'esterno in vantaggio, lungo la corda si impegna ora Domeneo, poi lobster cocktail, a seguire Ghigia. Si completano i primi 200 metri di gara con Pisellove sempre a leggero vantaggio nei confronti di Domeneo e lobster cocktail, poi a seguire Ghigia. Cavalli dopo i primi 350 di gara con uh, Piselov in vantaggio nei confronti di Lobster Cocktail, in terza posizione Domeneo, poi a seguire Ghigia. Si va ad affrontare ora la piegata di pista grande, con uh, Piselov sempre in vantaggio nei confronti di Lobster Cocktail, quindi lungo la corda il Domeneo con la giubba a scacchi giallo-rossa a seguire Ghigia. Si entra in retta di arrivo con Pisellov in vantaggio, al suo esterno si mantiene sempre lobster cocktail, poi Domeneo e Ghigia. Cavalli ai 350 finali con Piselov in corda a largo si propone Ghija, poi a seguire Idomeneo, quindi Lobster Cocktail. Siamo ai 100 finali con Piselov in piena spinta. Piselov a due lunghezze di vantaggio nei confronti di Ghija. Piselov da un capo all'altro riesce a vincere, poi Ghija e Idomeneo. Vince quindi Piselov. <music> Corre bene, sembra netta ripresa Pisellov. Sì, oggi abbiamo provato a correre davanti, e la cavalla mi sa che questo, questo schema è migliore. Complimenti. Grazie. E siamo giunti alla prova di maggiore dotazione, il premio Elidiano, 11.000 euro per un handicap discendente che impegnerà i tre anni ed oltre sui 1300 metri della pista sabbia partiti l'interno è Salal Glorius con uh, ai fianchi le Roleole e eh, Mai Week poi in uh, quarta posizione Challenge Accepted Notte desideri Estupesca Jackville Goo quindi North Ireland uh, Mysacxi Week tende a passare quando i cavalli sono prossimi all'imbocco della piegata. Mysacxi Week in vantaggio nei confronti di Lear Hoyle-Hoyle, quindi Salar Grolius in quarta posizione, Challenge Accepted, quinto, Norte dei Desideria, ridosso Estupesca, poi ancora North Ireland, Jack Vilgo. Si entra in retta di arrivo con MySaxi Wick in vantaggio nella sua scia Salar Glorious, quindi Lear Hoile Hoile. Allargo Estu Pesca, Cavalli ai 200 finali con MySaxi Week in buon vantaggio, ci prova a recuperare Salar Glorious, quindi Allargo Estu Pesca a seguire Lear, hoile hoile, MySaxi Week in piena spinta, MySaxi Week vince su Salar Glorious, quindi Estu Pesca. Bene, complimenti Marco Chieri, una quota, shock, un numero, fa Antonio Cannella, prende il tempo a tutti, insomma My Sexy Week regala questo successo inaspettato Marco. No, io ho aspettato, infatti ho aspettato e sono contento che ha corso bene. E siamo giunti alla prova di chiusura all'ippodromo del Mediterraneo. Il premio Vinca Major è un handicap discendente che chiama i soggetti di tre anni al confronto sul doppio chilometro della pista sabbia. Handicap quindi sui 2000 metri del tracciato in sabbia. Partiti! Extraterrestre prova ad assumere l'iniziativa al suo interno. Digo niente, poi Capitan Gluer Nomadelfi a seguire Killaki Black per linee interne, ancora tu e King of Malta. Poi Bell Ringing, si va ad affrontare la piegata di sinistra. Con Digo niente. E Echillachie Black uh, a andatura? quindi extraterrestre, e poi a seguire Nomadelfia e Bell Ringing, per linee esterne Capitan Blue. Quindi King of Malta e 2 cavalli che affrontano la addirittura opposta, con uh, Digo Niente in avanti a graduare nei confronti di Killaki Black, quindi Capitan Glue, Extraterrestre, Bell Rinking, Nomadelfia, King of Malta e to Asley. Gruppo comunque ben riunito a tre quarti della dirittura opposta con Digo Niente sempre in vantaggio nei confronti di Capitan Glue e Killaki Black per l'interno e Bell Rinking con i fianchi Extraterrestre. Poi King of Malta, Nomadelfia e to Asley. Si affronta la piegata finale con Digo niente impegnata all'esterno da capitan Glue lungo la corda Killachi Black. Poi per linee esterne prova a risalire anche tu Bezley, quindi extraterrestre nomadelphia Bell rinking King of Malta. Si entra in retta di arrivo con Digo Niente attaccata a fondo da Capitan Glue, allargo, avanza to Besley, quindi per l'interno è Bell Ringing, siamo ai 200 finali con allargo to Besley che passa, poi Bell Ringing all'interno, Nomadelfia è passato to Besley, to Besley riesce a vincere, poi... Nome Delphia Bel Ranking in linea per la miglior piazza. Raddoppia Marcus Chieri anche nella prova sotto glu del pomeriggio. Eh, Teu Besli sicuramente aveva dei validi riferimenti. Soggetto più atteso oggi conferma di valere molto. Sì, il momento tutte e due cose più importanti. Eh, basta così per oggi. Eh, per oggi è finita. <ride> <ride> Complimenti ancora. Grazie, grazie. E quindi abbiamo quindi alla chiusura l'ippodromo del Mediterraneo con Marcus Chieri, appunto, eh, che porta a casa le prove principali, la, la prova eh, del al premio Elidiano, con dotazione di 11.000 euro. Un handicap discendente risolta da My Saxi Wink, a quota davvero interessante, quota oltre il 10, e si impone su Salar Glorious e su Ace to Pesca, chiusura. Teo Besli eh, dimostra appunto di, valere, di avere una buona qualità e eh, riesce. a vincere su Berlies Ring e Nova Delfia, che in linea giungono sul palo e con questo è tutto l'appuntamento con il galoppo al Mediterraneo è rimandato a sabato prossimo arrivederci